Ciao a tutti, bentornati ad Assassin's Creed Odyssey da me, da Cass. Allora, siamo sulle tracce della. Stiamo ancora cercando la mamma di Cassandra e stiamo seguendo la quest aiutare una ragazza. Praticamente, la quest principale è la Terra senza leggi. Alcibiade fece il nome di Antusa, un'etera di Corinto che sapeva molte cose, non era molto, ma Cassandra non voleva lasciare nulla di intentato. Quindi adesso dobbiamo fare una serie di missioni per questa Antusa che abbiamo incontrato nello scorso episodio e che ci darà le informazioni che ci servono su Mirin, dopo aver fatto queste missioncine qua. Quindi adesso dobbiamo parlare con questa ragazza, poi dobbiamo bruciare le merci del magazzino e poi parlare con Erinna. Quindi una sta qua. E così sei qui per aiutarci, Mistius? Non sembri una spia del mercante. Preferisco prendere i problemi di petto. Hai un problema con il mercante, Damalis? Forse uno dei miei clienti abituali è cambiato. Era un uomo per bene e ora non lo è più. Sembra che a Corinto le persone per bene scarseggino. Mi serve qualcuno in grado di scoprire il motivo del cambiamento. Come si comporta? Ti ha spaventata? Mi fa domande a cui non so rispondere. Sulle nostre dracme, dove le teniamo, in cosa investe Antusa, come se fossimo aristocratiche ateniesi. Antusa non può intervenire? Non sono un'ingenua. Non metterò in pericolo le altre. Potrebbe prendersela con loro. Potrebbe farlo comunque. Pare che voglia delle risposte. Com'era prima di diventare così? Era ossessivo ma mai minaccioso. Non si esponeva mai nei simposi. Lasciava che le sue dracme parlassero per lui. Di certo qualcosa ora gli ha dato coraggio. Vedrò quello che ha da dire. Se non è appostato da queste parti, sarà a casa sua. Voglio che questa storia finisca. Finirà. Di solito le persone parlano con sincerità di fronte alla mia lancia, che lo vogliano o meno. Ecco, per la serie, allora raggiungi la casa del cliente. Per la serie, con le buone maniere si ottiene tutto, quindi dobbiamo andare in pel Voglio di stare qua. attenti. Troppi soldati. Ma dove? Io non vedo nessuno, Guess, ma cioè, ma c'hai le travicole? Allora, dobbiamo proprio scendere, ma c'è un viaggio rapido magari che possiamo usare? Sì. Allora, qua che c'è? Segui quella nave. Parla con Erinna, va bene, sì, ok. Allora, prima facciamo questa cosa qua. Poi dobbiamo bruciare le scorte del magazzino. Bisogna vedere anche dove sta questo magazzino. Magari stava là vicino, forse mi conveniva fare prima quello, però va bene. Non fa niente, buttete. Là. A posto. Allora. Ed è in per di qua. Per di qua. Matalo, matalo! Ma qui non siamo a Resident Evil 4. Però sembra che dicono: matalo, matalo! Qui c'è qualcosa da sgraffignare? Tutto questo bel cibo messo lì che non se lo mangia nessuno per i dèi. Boh, vabbè. Là. Dai, che siamo quasi arrivati, Guess. Là. Là. Eccoci. Parliamo con questa qua. Ah, Febbe. Ma Cassandra! Febbe, ma cosa fai qui? Bene, mi hai trovata! Che ci fai qui? Ho sentito Damalis parlare del suo cliente matto e volevo aiutare. Farei meglio a comportarti bene. Vabbè, buona idea, dai. Forse hai fatto bene, puoi essermi utile. Vedi, era il mio piano fin dall'inizio. Vado a parlare con il cliente di Damalis, sentiamo cosa ha da dire. Ero qui a spiarlo e l'ho sentito parlare da solo. È strano, ma forse ti sarà utile sapere cosa ha detto. Dimmi, dimmi. Sentiamo. Fammi pensare. Diceva di dover incontrare qualcuno stanotte all'allevamento di maiali di Fea. Potrebbe essere utile. Potrebbe. Ha detto perché? Per ottenere qualcosa.
Parlava di un atto di proprietà di un terreno. È già qualcosa. Ha detto altro? Oh, ha detto un nome. Di nomine. Chissà chi è. Buono a sapersi. Grazie, Febe la spia. Niente male, eh? È ora di agire. Ascoltami bene. Infiltrati e perlustra la casa. Nel frattempo io lo distraggo. Non farò rumore. Bene, ma se ti scopre, scappa a gambe levate. Scappa. Ci incontreremo più tardi, promesso? Sono pronta. Andiamo. Allora, parla con il cliente, che è? De qua, de qua. Ti conosco? No, ma io conosco te. Se è Mirone che ti manda, digli che contavo di pagarlo proprio stasera. Non mi manda nessuno. Dobbiamo parlare. So che hai in mente qualcosa. Qualcosa? Potrebbe essere qualsiasi cosa. Non hai niente su di me. Hai un appuntamento all'allevamento di capre? Sì. Già non mi ricordo più. Vabbè. Hai un appuntamento stanotte, vero? All'allevamento di capre di Fea. Un allevamento di capre? Non troverai capre da Fea. Io... Non me lo ricordo. Ladra! Ladri! Fuori di qui! Guardie! Eccola là. Sarò io a vincere. Devo ucciderlo? Pure niente ci metti? A coso? Te ne affallo, va. Ecco. Te tre quarti della palazzina tua. Febe. Non credevo che fosse essenziale ricordarsi in che allevamento doveva andare. Cos'era quel rumore? Damalis non dovrà più preoccuparsi del suo cliente. Non era quello che ti ha chiesto di fare. Mi sono occupata di lui, no? Beh, almeno sono riuscita a intrufolarmi. Guarda. Che cosa dice la lettera? Sono cattivi. Dicono che gli faranno del male se sbaglia ancora. Proprio come pensavo. E dice altro. Che deve portare Damalis in un luogo qui a Corinto. Ci sono delle indicazioni. Cosa pensi che sia? Non lo so, ma lo scoprirò. E io ti seguo. Stavolta no. Raggiungi Damalis e aspettami lì. Ah, per favore! Hai fatto abbastanza per oggi. Potrebbe essere pericoloso. Verrò da te appena potrò. Un luogo in cui portare Damalis. Una prigione. Devo scoprirlo. Ok, intanto perlustriamo il luogo misterioso. Misterioso. Mistiosroso. No, qua non si va. De qua. De qua. No. Ancora di qua. Non costringere. Deve essere il luogo descritto nella lettera. C'è nessuno? Ho capito. Attenzione. Attenzione, Missios. Attenzione. No. Perché non muori? Perché no? Un attimo. Carica. Olè. Ma che state a fare? Ma perché fate ste cose? Oddio, c'è uno che... No, aspettate un attimo. Oh, porca puzzo affasciatissima. Signorine, ma scusate, vabbè, affallo voi tre quarti della palazzina vostra. Attenzione, mi hai in pugno di che? Ma quanti siete? No, aspettate, ragazzi. Te la fallo. Attenzione. Ocio. Piamosi la roba. Attenzione. A Gallia, l'esiliata. Senti, a Gallia.
Magalia, fammi il favore, io non te voglio fa. Attenzione, attenzione. Agalia, non te voglio fa male. Agalia, sei pure simpatica. Pure il lupetto, che cazzarola. Caccetto di qua, una spada di là. No, siamo morte in due. Che sfiga. Vabbè. Mannaggia, ne avevo fatti fuori due. Vabbè. Diventa forte come il dio della guerra. Questa abilità ti permette di creare nuovi tipi di frecce, come quelle paralizzanti. Allora, infatti da qua. Vabbè, il dilemma dello stolto. Per lusso e luogo. Sì, meglio stare nascosta. Come faccio a perlustrare? Ci stanno un sacco di guardie, posso dire? Aspetta, scendi. Deve essere il luogo descritto nella lettera. Attimo. C'è nessuno? Mo io però devo obbligatoriamente fare questa cosa. Ok. Ok, adesso arriva il bisonte. È sangue. Molto sangue. Ocio. Allora, vediamo un attimo dove sta. Attenzione che questi ci vedono. Questo mo passa qua, guarda. No. Meno male. Ok, indaghiamo. Malaca. Cos'è? El murales. Delle tortures. Una ciocca di capelli. Mm-hmm. Ha un odore familiare. Catene. Olio. No, non può essere quello che penso. Cioè? Ho capito io. No! Presa! Su, piccola canaglia. Dimmi chi ti manda. Cosa ci fai qui? Volevo aiutarti. Lasciala a me. Via, Febe, ora! Non fare un altro passo. Hai coraggio a venire qui? Vuoi qualche frustata? Il mercante sarebbe felice di accontentarti. Marcirebbe nell'oltretomba per questo. Moralista, siamo in Corinzia. Tutto è permesso in questo androne. E il mercante avrà ciò che desidera. Sei malato quanto lui, verme. Che lo voglia o no, ogni vittima da lui prescelta ottiene il suo trattamento speciale. Gli dirò che ti offri di riceverlo. Ora avrai il mio trattamento speciale, bastardo. Ti faccio a pezzi. Vai, Muori! Ma muori prima tu, va. Arriva la morte! Easy, proprio. Oh! Attenzione. Oh! Mortacci, stracci tua. Zitto, ma che devi da fa? Aia, è in berserker. Olè. Uff. Io ho fatta. Allora, e qui non possiamo più fare niente. Io direi che sedamo se. Fai rapporto a Damalis. Che è per di qua. Mi dispiace perché avevo fatto tutto prima, cioè l'avevo motti entrambi. Vabbè. Cioè, però erano in tre, eh. Vabbè, ne avevo fatti fuori due. Eccomi, ciccia.
Cassandra, la tua piccola amica ti ha preceduto. Ce l'hai fatta. E in fretta. Ora conosco tutte le scorciatoie. Scusa, Cassandra. Ti perdono. Non ti preoccupare. Avevi buone intenzioni. Pensavo di potermi intrufolare come ho già fatto. Sono felice che tu non l'abbia fatto, specialmente visto quello che ho trovato. Che cosa ti è successo? Ho appena lasciato l'androne del sesso del mercante, se riesci a crederci. È lì che saresti finita. No. Proprio così. Il tuo cliente è stato costretto a portarti lì. E abbiamo trovato questi. Ma che significa? Che il mercante ha in pugno il tuo cliente. Ha davvero le mani in pasta dappertutto. Almeno saprò come comportarmi con lui, ora che so cosa vuole. Non serve. Mi sono già occupata di lui. Ho detto a Cassandra che non doveva. Doveva andare così. Malaka è stato un idiota. Il vero idiota è il mercante. Se ne renderà conto molto presto. Ok, allora. Missione compiuta, aiutare una ragazza, benissimo. Allora adesso andiamo in per di là, quindi, no? Andiamo a parlare con quell'altra. Ma il magazzino però dove sta? Di grazia, il magazzino sta qua. Brucia tutte le merci. Allora facciamo prima qua. Eccomi. Visto Clio? Speriamo che Clio torni al più presto. Afrodite è mia amica. Dovrai accontentarti di una mortale. C'è forse qualcosa che un mercenario può fare per te? Come sapevi che mi serviva aiuto? Antusa mi ha detto che ti serve una mano. Clio, una delle nostre ragazze, non c'era alla preghiera di questa mattina. Non era nemmeno a casa sua. Andrei a cercarla, ma non so cosa fare da sola. Forse è stata rapita. Ho chiesto in giro. Uno dei nostri clienti ha visto degli uomini portare Clio su una nave. Erano armati, non ha potuto fare niente. Pagherei molte dracme per liberarla. La troverò. Armati. Portami alla nave. Libereremo Clio. Damose. Seguimi. Chi pensi l'abbia rapita? Sarebbe la prima volta che gli uomini del mercante ci danno la caccia. Ho, ho, ho! Quindi dobbiamo andare al porto? Magari se te sbrighi, eh. Non possiamo accelerare? Nel nome degli dèi, cosa? Oh, ci abbiamo un punto da mettere. Ma non pagava il campo più veloce, ciccio? Scusate, levatevi. Andiamo un po' di corsa. Non sembra, ma in realtà andiamo di corsa. Quello è il teatro. Bravi, rotolate. Avrà una pessima reputazione, ma non è sempre stata così. Un tempo eravamo al sicuro. Finché il mercante... Non sappiamo perché sia venuto qui, ma da quando è arrivato, Corinto è un luogo peggiore. E questo non è il magazzino che dobbiamo comunque... Forse? Non è il magazzino? Vabbè, ma dobbiamo andare alla nave comunque. Mi sa che c'è uno scontro... Fermo. ...naviglioso da fare. Forza, andiamo. Sa? Orrosse! E qua? De là? De qua? Ah, dobbiamo andare proprio alla mia nave. No, de là. Dannata. Diga. È lì? Ecco, la barca descritta dal nostro cliente. Ok. Prego, riportala da noi sana e salva. Allora, aspetta un attimo però. Fammi vedere se questo è il magazzino che dobbiamo... sta poco più avanti. Allora, ci facciamo questa nave qui. Segui quella nave. Ok. Vengo subito, signorina. Un attimino. Andiamo a sistemare questa nave. Con la nostra bella bestia. Tutta verde. E qua.
Mie assassine fedeli, Damose. Damose, Damose. Mm-hmm. Lì ci sono delle merci. In Mave. Me ne pigli le merci in Mave? Lì, sembra qualcosa di prezioso. Sì, preso. Allora. Occhi aperti, qui non siamo al sicuro. Si può andare un po' più veloce, navigazione veloce. Ok. Dobbiamo raggiungere questa e dobbiamo riprenderci la ragazza, la diva. La balena. Ci sono dei rottami a portata. Ho visti. Alzare la vela. Pronti all'impatto. Arcieri, preparatevi. Appena possibile. Dai, raga, dai. Si preparano a colpirci. Eppure noi. Pronti a colpire. Dai, così. Inizia il bordaggio. Era l'ultima battaglia che questa nave affronterà. Allora ci dobbiamo riprendere la signorina. Attenzione. Attenzione. No. Tirate su. Vattene in mare, grazie. Olè. Stai indietro. Sono qui per salvarti. Salvarmi? Hai affondato la mia nave, pirata. Ma pirata io? Ma io? Una fuorilegge? Mi ferisci? Profondamente. Di che stai parlando? Non dire sciocchezze, Mistios. Eravamo diretti a Mykonos, ti assicura. Portamici e ti pagherò quanto avrei pagato quegli uomini. Ti porterò a Mykonos. No, ti riporto a Corinto, scusa. Antusa si prenderà cura di te. Devi tornare a Corinto. La tua casa è lì. Va bene, portami indietro contro la mia volontà. Non mi opporrò. Ma contro la tua volontà, ma insomma, cioè... Mi consenta. Allora, mappa. La dobbiamo riportare indietro. La dobbiamo riportare qui. Viaggio rapido, no. No, niente viaggio rapido. Viaggio normale. Giramose. Rematori, pronti. Giriamo meglio così. Brave, cantate. Dobbiamo metterci il punto, eh. Riportiamo la diva. Madonna, si squali so. Fra un po' sono più grossi della nave. Boh. Posso dire? Abbassare i remi. Nanni neni, nanni neni. Non mi si può sentire, lo so. È più forte di me quando mi sento cantarmi da cantare. Già mi immagino Chicco che stai a dire che sto suonata, lascia fare. Riposo, qui siamo al sicuro. Na 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 na. Mi piace proprio sentire quando cantano, quando Clio, raccontano storie. Stai bene? Ho pregato Tiche perché tornassi sana e salva. Sto bene. Sarà meglio che tu non abbia neanche un graffio. Ho promesso a questa mercenaria il salario di un mese per riaverti sana e salva. Davvero? Certo! Sei una sorella per me.
Grazie per aver riportato a casa Cleo. Tieni, per il disturbo. Buona fortuna a entrambe. Ok. Allora, adesso io direi che ci possiamo andare a fare questo magazzino qua. Che poi tra le altre cose l'avevo già. Allora, mettiamoci i punti, va. Mettiamoci i punti. Allora, io direi che possiamo sbloccarci questo. Pioggia di frecce. Sì. Ce n'abbiamo un altro. Sblocchiamoci pure questo. Abbiamo finito. Olè. A posto. Allora, nel ripulire la mappa, io questo magazzino me l'ero già fatto. Sicuramente, però, le merci ovviamente ci saranno, perché è la quest. Quindi io mi riprendo anche bellamente tutto. Allora, vediamo un po'. Quanta gente c'è? Olè. Con calma e circospezione, guess. Questo non mi vede, è proprio una cosa veramente ridicola, posso dire? Ecco il posto. È ora di bruciare un po' di scorte. Sì? Possiamo entrare da sopra, tipo? No? Non mi pare proprio. Allora, c'è qualcuno che ci vede se io faccio... Non aiuto. Ehi, aiuto! Ti prego! Ma chi è? Io c'ho da fa, oh. Signorina, lei come c'è finita qui? Ti ho slegato. Vai. Vai, vai, vai. Allora, scusate, ma dove stanno le scorte che non le vedo io? Qua? No. Qua? No, qua mi dà proprio da tutta un'altra parte. Lì non c'è sta niente, lì c'è sta un soldato. E le scorte dove stanno? Oddio, guarda chi c'è. Ma questo che fa? Mi segue? Ma non è che è di là? E no, di qua, scusate, eh. E no, è qua, è qua. Raccogli il tesoro. Magazzino del mercante. No, è questo. Quindi le scorte gliele ho bruciate, c'è il tesoro, e dove sta sto tesoro? Ma io qui avevo fatto tutto, però. Io mi ricordo che avevo fatto tutto qua, eh. Quindi? L'avevo ripulito proprio. Però dice qua. Dice qua, ma qua non c'è una ceppa. Perché io ci sono già venuta qua. Cioè. Tesoro non c'è niente, neanche le scorte, perché io ho bruciato tutto prima. Lo vedete che mo non posso fare la quest. Non ho fatto niente. Ti prego, liberami. Non lo dimenticherò, Mistio. Zona di distruzione. Ho capito, ma che te distruggo? Ho distrutto tutto tempo fa. non ci può essere niente proprio.
mo è un guaio. Perché se non mi dà la quest non posso andare avanti. Porca puzza, affasciatissima. Ma... Mo questa è bella. Può darsi pure che me la dà la quest, no? Raccogli il tesoro. Ho fatto tutto qua io. In una delle mie scorribande, praticamente. Allora, vediamo un po' un attimo. Missioni. Brucia tutte le merci nel magazzino del mercante. L'ho fatto, porca puzzola. E mo? Mo non me la dà. Può darsi pure che se me ne vado me la dà. La quest. Proviamo? Brucia tutte le merci nel magazzino del mercante. Ma non c'è stando. Non ci sono, non ci sono. Queste sono altre merci. Il mercante sta qua. Io queste le avevo bruciate tutte. Mannaggia, vedi, a pulire a volte a pulire prima le mappe, se fa danno, se fa danno. Boh. Provo ad andarmene, provo ad andarmene, vediamo un po'. E io lì l'ho fatte. Non, sicuramente non me le vuoi ridare. E quindi questa quest ce l'ho bloccata. Ce l'ho bloccata, e mo? Mo? Così non riesco. Dica. Attenzione. Questa volta non mi sfuggirà. Ti ho detto da... C'ho la quest bloccata, mo. Vabbè. Ma via, d'onestà. E niente. Che devo fare? E qui non ci stanno le merci. Raccogli il tesoro, brucia. Brucia tutte le merci. Non la seguo più. Solo che è bloccata. Quindi mo come cazzarò la faccio? Bell'enigma. Allora, vediamo un po'. Questa va bene. Questa devo andare avanti. E che devo fare? La clinica di Ippocrate è in... Dunque, secondo alcune voci, forse un medico di nome Ippocrate aveva informazioni sul conto di Mirin. Questa la devo lasciare così. C'è poco da fare. Non la posso fare. Quindi, metto di qua. Vediamo un po'. Mappa di qua. Tutto di qua. Damose di qua. Andava a sapere che quel luogo poi sarebbe stato una missione, non lo potevo sapere. Allora, vediamo qua. Proseguiamo, che vedevo di... La clinica di Ippocrate. Ok. Dobbiamo andare di là, guess. E... Là.
No, no, oddio. Ma so cavata per tutto la cuffia. La... rimarrà in sospeso così quella quest. Però è strano, perché dovrebbero comunque, diciamo, ripristinare le scorte che erano da bruciare in modo da farmele bruciare. Cioè, che vuol dire che uno comunque, se per livellare si vuole fare, si vuole pulire la mappa, non può. Ascoltami, miserabile straccione. Pereira, dimmi dov'è o darò fuoco a questa clinica con te dentro. Ti ho già detto tutto quello che so. Non chiedo molto. Ippocrate deve dimostrare umiltà per garantire l'ordine pubblico. Deve prostrarsi agli dèi e dichiarare che deve a loro le sue capacità. Ma questo non aiuterà i suoi pazienti. Rallenterà solo il suo lavoro. Se Ippocrate crede di poter sovvertire l'ordine sociale e giocare a fare il dio guaritore, beh, forse gli dèi stessi vorranno la loro vendetta. Non serve arrabbiarsi. Sono sicura che alzare la voce non servirà a nulla. E tu chi sei? Cerco un uomo di nome Ippocrate. Ed ecco un'altra folle seguace dello squilibrato. Di al tuo empio padrone che se non intende scusarsi pubblicamente al più presto, questa sacerdotessa di Hera radunerà un esercito di fedeli e lo farà chiudere. Fuori dai piedi. Grazie agli dèi se n'è andata. Temevo che questa volta mi avrebbe ucciso. Ma che cosa succede? Mi chiamo Sostrato. Criside accusa il mio padrone Ippocrate di blasfemia. Ed è un blasfemo? Crede che al di là delle preghiere, i mortali possano avere il controllo della propria salute e guarire dai malanni. Interessante. Posso parlare con lui? Mi dispiace, non è qui. E dov'è Ippocrate? Devo incontrare Ippocrate. Sai almeno se si trova in Argolide? Sì, ma è andato a sud-est del posto di guardia di Hera per aiutare i malati e i feriti. Che posto è questo? Questo è il suo laboratorio. È la clinica di Ippocrate. Qui studiamo la medicina e offriamo cure a chiunque ne abbia bisogno. Perché non lavorate con i sacerdoti del santuario di Asclepio? La regione è conosciuta per questo, giusto? I sacerdoti fanno del loro meglio, ma i loro metodi sono antiquati. Ippocrate studia nuove cure e nuove terapie. Lo troverò. Se stai per incontrare Ippocrate, posso chiederti un piccolo favore? Dipende, cosa ti serve? Potresti portargli degli strumenti. Era così di fretta che li ha dimenticati. Che genere di strumenti? Attrezzatura medica. Coltelli, e budello per suturare, bende. E un clistere per ripulire le viscere. Vabbè. Sarà meglio che siano ben confezionati. Infatti. Sì, potrei portarli a Ippocrate. Davvero? Ogni cosa ha un prezzo. I miei servizi hanno un prezzo. Ecco, prendi. Forse Ippocrate ti insegnerà qualcosa sull'aiutare il prossimo quando lo incontrerai. E come faccio a riconoscerlo? Vai a sud-est del posto di guardia di Hera, vicino alla grotta di Pan. Di fronte a lui ci sarà una fila di malati. Lo riconoscerai dalla calvizie. Ma è meglio non farglielo notare. Ok, allora, attrezzatura medica, sta a 728 metri. Un uomo solo riuscirà ad aiutarli tutti. Beh, da soli è un po', voglio dire. Scusate, vado da Ippocrate a portargli sta... Salve. Allora, facciamo la sconcia, Cass, che dici? Famo la sconcia? Famo la sconcia. Dammo sempre di qua. Sì, però un po' di sportiveggianza, ciccia, dai, però, Oh. Così te voglio, cavallerizza, cavallerizza. Mi scusi, signorina. Sconcia sempre di qua. Abbiamo preso il ferro. Famo la sconcia anche in per di qua, no, per di qua no, perché c'è un muretto. Ok, damo sempre di qua. Dobbiamo andare sopra, eh? Sopra.
Siamo passati da qua, sì, fa una sconcia. Olè. Credevo che esagerassero dicendo che la gente veniva da tutto il mondo per Ippocrate. Invece no. Ippo. Quindi, cosa provoca i disturbi di quest'uomo? Un eccesso di flegma, maestro. Direttamente, sì. Ma la vera causa è l'abbandono. L'abbandono? Un pasto caldo e dei vestiti sarebbero bastati. Ma chi poteva curarlo ha pensato che la sua condizione fosse una punizione divina, perciò l'ha abbandonato a se stesso. Critichi la tradizione. Tu devi essere Ippocrate. Sì, e sono molto occupato. Non mi sembri così occupato, non ci vorrà molto. Ci vorrà solo un attimo. Non ti sottrarrò ai tuoi pazienti e ai tuoi studenti? Osservazione, esperienza e sperimentazione sono fondamentali per la medicina. I miei seguaci lo stanno imparando. Vengo dalla tua clinica di Argo. Sostrato mi ha chiesto di portarti questi. Sapevo di aver dimenticato qualcosa. Sostrato è un bravo medico, ma come assistente è insuperabile. Gli hai chiesto del denaro per la consegna? Ovvio. Certo, sono una Mistios. Poco generosa, ma onesta. Qual è il tuo nome, Mistios? Cassandra di Sparta. Perché sei qui, Cassandra di Sparta? Sto cercando una donna. Sto cercando una donna spartana. Cosa ti fa pensare che la conosca? Mi hanno detto che potresti averla aiutata molto tempo fa. Forse i sacerdoti del santuario di Asclepio possono aiutarti. Tengono un registro dettagliato di chiunque arrivi. Ti prego, Ippocrate, vengo da molto lontano per incontrarti. Proprio come questo paziente e quella prima e quello prima ancora. I pazienti hanno bisogno di me, ma i miei appunti sulle malattie sono stati rubati. Recuperali e ti aiuterò nella tua ricerca. Presto, a questo paziente non resta molto tempo. Allora, Sostrato ha detto di non menzionare la tua calvizie. Sostrato dice che sei piuttosto suscettibile riguardo a... Sai di che parlo? Riguardo? Ai tuoi capelli. O a ciò che ne resta. Sì... Sì, fai pure le tue battute come se tu fossi una scultura di Fidia che ha preso vita. Dove pensi che siano i tuoi appunti? Dove trovo i tuoi appunti? A Forte Tirinto, non lontano da qui. Forse se chiederai te li daranno. O forse si prepareranno a un nuovo scontro, con me stavolta. Non dirò a un Mistios come fare il suo lavoro, ma ti prego, fallo per me. Non uccidere senza motivo. Troppo sangue è già stato versato. È stata Criside a rubare i tuoi appunti? È stata Criside a prendere i tuoi appunti. Ah, hai incontrato la sacerdotessa. No, non lei, ma il comandante militare del luogo. Non ce l'ho con lui. I suoi uomini sono stremati dalla guerra. Perché la donna che cerco sarebbe andata al santuario? Sarebbe venuta qui molto tempo fa, con un bambino ferito. Sei sicuro che possa essere passata dal santuario di Asclepio? Ero giovane all'epoca. Quando mi capitava una situazione al di là delle mie capacità, mandavo i pazienti al santuario. E i sacerdoti hanno un registro dei pazienti? Sì, inciso nella pietra. Il sacerdote anziano potrebbe ricordare. Di cosa parlano gli appunti? Cosa c'è di così interessante in quegli appunti? Sono i miei appunti sulle malattie della mente, tra cui quella che i sacerdoti chiamano malattia sacra. È quella che affligge questo paziente. Perde il controllo delle membra e della gola. A volte schiuma dalla bocca. Temo che smetterà di respirare. Vabbè, vado. Terrò conto di ciò che mi hai detto. Buona fortuna. Contiamo su di te. Senz'altro. Allora, male non fare, paura non avere. Missione compiuta, perfetto. Allora, io direi che possiamo proseguire da qui la prossima volta. Ci fermiamo qua perché la cosa è abbastanza lunghetta. Quindi un saluto a tutti da me e da Cass e ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!